Ciao, io sono Lorenzo e questo è Explain Blog Editoria Italia. Oggi recensione del film del 1983, Tuono Blu. Cosa c'entra l'aereo? Nulla. Tuono Blu, film del 1983, dove come protagonisti abbiamo soprattutto gli elicotteri. È ambientato a Los Angeles, dove il nostro protagonista Frank Murphy, che sarebbe poi Roy Schneider, quello che ha fatto lo squalo, tanto per intendersi, una sera di pattuglia con il suo elicottero si rende conto di aver assistito ad un omicidio, l'omicidio di una consigliera comunale. Viene però anche assegnato un nuovo tipo di elicottero, un elicottero particolare di ultima generazione, Tuono Blu appunto. E con quello, dopo una serie di rocambolesche avventure, riesce a far capire a tutti chi è l'assassino. Insomma, la storia è un giallo. Ma parliamo degli elicotteri. Gli elicotteri qui sono tanti. Sono, ad esempio, all'inizio, il vedere il Bell Jet Ranger, elicottero che abbiamo visto tante volte in tantissimi film e in tantissime serie televisive. Poi abbiamo Tuono Blu, che è interpretato da un SA 341 Gazelle di produzione francese. E infine la scena finale tra Tuono Blu e l'elicottero del cattivone, che si sfidano in un duello mozzafiato, è fondamentalmente uno Hughes OH-6, quello che abbiamo visto ad esempio in Magnum PI, che per quelli della mia età si ricordano molto bene. Insomma, un film da vedere per la vostra passione con l'aeronautica e la vostra passione sicuramente per l'aerorotante. Insomma, guardiamocelo insieme. Buona giornata.